Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a parlare di come aumentare la massa muscolare. Sappiamo tutti molto bene che aumentare la massa muscolare è un processo che va a colpire diversi ambiti, tra cui l'alimentazione, l'allenamento e il nostro stile di vita in generale. In questo video in particolare parleremo dell'allenamento e dei fattori che dobbiamo andare ad analizzare e a migliorare per aumentare la nostra massa muscolare. Possiamo in breve dire che esistono tre vie principali per indurre il nostro corpo ad un cambiamento e sono il danno muscolare, lo stress metabolico e lo stress meccanico. Questo perché il nostro corpo vive in uno stato di omeostasi, quindi di equilibrio, che se non viene turbato dall'esterno, da niente, rimane in questa situazione di equilibrio, quindi non si presuppone un aumento, in questo caso, della massa muscolare. Il nostro scopo quindi è andare a rompere questa omeostasi del nostro corpo per far sì che lui si adatti a questi nuovi stimoli che noi gli andiamo a dare per aumentare, in questo caso, la massa muscolare. Poi è un principio che si può attuare su tanti altri aspetti della vita. Quando andiamo a stilare una scheda di allenamento per la palestra, dobbiamo tener conto di diversi fattori. Questi fattori sono il volume, l'intensità, la frequenza e il sovraccarico progressivo. Questi quattro valori, se aumentano, ci indicano a noi che stiamo portando un miglioramento positivo al nostro corpo, che corrisponderà quindi ad un aumento della massa muscolare, ma vediamo meglio. Il primo parametro che andiamo a prendere in considerazione è quindi il volume, forse anche quello più discusso nel mondo del bodybuilding e del fitness in generale, in quanto è la parte principale di un programma. Sono vari modi di definire il volume. Il volume può essere inteso come il numero di serie totali durante la settimana per gruppo muscolare o anche il tonnellaggio, quindi il numero di serie ripetizioni per il peso sollevato. Questo poi sta a noi decidere un po' con quale ci troviamo meglio. Io personalmente mi trovo molto bene con il numero di serie per gruppo muscolare. Ognuno di noi ha un minimo volume recuperabile. Questo è il minimo volume, quindi il minimo numero di serie in questo caso, che il nostro corpo riesce a recuperare. Poi abbiamo un massimo volume recuperabile, quindi un volume oltre il quale il nostro corpo non riesce più a recuperare e quello che poi ci porterà ad un overtraining, quindi ad un allenamento troppo intensivo. In mezzo a questi due valori è dove noi dovremmo stare. Questo intervallo di volume è tanto più alto quanto l'atleta è neofita, quindi più una persona si allena da poco tempo, più questo divario sarà largo. Negli atleti più esperti si riduce moltissimo, quindi abbiamo un piccolissimo spazio di manovra per ottenere dei miglioramenti ed è per questo anche che i miglioramenti andando avanti con il tempo diventano sempre più piccoli. Ovviamente stiamo sempre parlando di volume di allenamento utile, quindi non volume spazzatura e non serie di riscaldamento, quindi solamente il volume in cui noi andiamo veramente ad eseguire serie allenanti, quindi con un certo effort. Un modo quindi per aumentare la massa muscolare è quello di aumentare man mano durante il programma il volume totale di allenamento. Andando ad aumentare il volume e vedendo che comunque il nostro corpo reagisce bene, le altre variabili non cambiano, quindi non c'è un decremento della forza, il recupero è sempre ottimale, allora il nostro corpo piano piano andrà a lavorare sempre di più per quanto riguarda il volume e avrà un adattamento positivo a quello che è questo aumento di volume. Il secondo fattore è l'intensità. Per intensità si intende la difficoltà di eseguire un determinato gesto. Quindi se io vado ad eseguire, per esempio, per me che ho 210 kg di stacco come massimale, eseguire una serie con 100 kg avrà un effort molto basso, è una serie di riscaldamento. Andare ad eseguire una serie con 180 kg sicuramente avrà un effort molto molto più alto. Questo viene valutato in genere con l'RPE, quindi una scala che va da 0 a 10 che valuta l'intensità e la forza che io ci devo mettere per eseguire quel gesto. Se io ad esempio alla prima settimana di allenamento ho eseguito la mia panca piana con un RPE 9, quindi con uno sforzo molto intenso, e la settimana dopo o due settimane dopo andando ad eseguire lo stesso esercizio con lo stesso carico, l'RPE mi risulta 7, 8, quindi sicuramente minore, ho fatto uno sforzo minore per eseguire lo stesso gesto, allora ho la riprova che il mio corpo si è adattato a quello stimolo ed è migliorato. Quindi anche controllando l'intensità, controllando il valore di RPE, si può andare a vedere se appunto stiamo migliorando. Questo però è un parametro molto soggettivo perché comunque è una valutazione che ci diamo noi stessi alla nostra fatica, quindi è da prendere un po' con le pinze, ma può essere molto indicativo. Ovviamente l'intensità è un parametro che va usato soprattutto in persone almeno intermedie o avanzati, sicuramente non nel neofita. Nel neofita è più corretto far prima imparare il gesto, macinare volume e poi dopo
uno, due anni di allenamento, quando si fa lo switch ad avanzato, iniziare a utilizzare tecniche diverse come appunto il monitoraggio dell'intensità. Abbiamo poi la frequenza. La frequenza è quante volte andiamo ad allenare un determinato distretto. Questo non è tanto un dato che deve aumentare nel tempo, perché ad esempio se una persona ha disponibilità di 3 allenamenti a settimana, sicuramente andrò a proporre una full body dove in ogni allenamento andrò a toccare tutti i gruppi muscolari. Non sarà però magari la miglior routine possibile. Sicuramente una persona che ha disponibilità di 5-6 allenamenti avrà una disposizione degli esercizi migliore, avrà un recupero migliore e una possibilità di incrementare tutti gli altri valori che abbiamo visto prima in maniera migliore di una persona che ha solamente 3 allenamenti a disposizione. Quindi questo è un valore anche invariabile, perché se la persona ha solamente quei 3 allenamenti non è che ci possiamo fare chissà cosa. È sempre bene però puntare almeno dai 4 allenamenti in su per avere il giusto danno muscolare, il giusto allenamento, il giusto recupero e quindi progredire poi con i vari fattori. Ultimo fattore, ma assolutamente non per importanza, è il sovraccarico progressivo. Ne avrete sentito parlare in tutte le salse, è sicuramente il valore che viene tenuto più di conto nella palestra e nel bodybuilding moderno, è praticamente l'aumento del carico di settimana in settimana su quel determinato esercizio. Ovviamente è fondamentale, perché se io vado ad eseguire un 4x8 di panca con 70 kg e la settimana dopo lo faccio con 72,5 kg, tenendo di conto che la tecnica sia perfetta, il ROM sia lo stesso, le condizioni siano le stesse, il mio corpo è migliorato. Non c'è dubbio che il mio corpo sia migliorato. Se io aggiungo chili sul bilanciere e la tecnica non ne risente e i miei muscoli riescono a sollevare quel peso, sicuramente sto dando uno stimolo maggiore che porterà quindi ad un incremento della massa muscolare. Il grande però di questo di questa variabile è il fatto che non si possa avere un incremento di carico lineare per tutta la vita, se no potremmo diventare tutti dei powerlifter professionisti e andare a sollevare 200 kg di panca tutti. Ognuno ha il proprio limite genetico. Una volta che ci siamo allenati per 3, 4, 5 anni, gli incrementi di carico inizieranno a rallentare ovviamente e si spera non a regredire, ma comunque raggiungeranno una sorta di plateau. Una volta raggiunto questo plateau, non è che le nostre possibilità di crescere siano azzerate, ma andremo a lavorare allora su quegli altri valori. Quindi se io mi sono portato a casa in 5 anni da 70 kg per 8 di panca, sono arrivato a farne 110 per 8 e più di lì non riesco ad andare, allora potrò implementare un aumento di volume. Quindi potrò provare a fare quei 110 kg per 9, se lo scoglio, ad esempio a 115, è troppo difficoltoso. Aumentare l'effort durante l'esercizio, proporre delle tecniche di intensità, come super serie, come super slow, come tutte molto dilatati. Queste possono essere tante tecniche che uno può usare per andare a variare lo stimolo. Ovviamente questi sono i 4 fattori principali per quanto riguarda l'allenamento, ma come ho detto all'inizio video, dobbiamo considerare anche l'alimentazione, il NEAT della persona, il cardio, dobbiamo considerare l'esecuzione, il tempo di recupero, il tempo di esecuzione e tanti altri fattori. Questo era un video dedicato solamente alla base dell'allenamento e all'utilizzo di questi 4 fattori. Ovviamente, andando avanti col canale, porterò dei video dedicati ad ogni fattore, porterò video dedicati all'alimentazione, al cardio, ma questo voleva essere un video iniziale per iniziare a parlare un po' più in teoria di allenamento e alimentazione per l'incremento della massa muscolare. Quindi, se questo video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale, mi farebbe molto piacere, anche a lasciare un mi piace, e inoltre a seguirmi su Instagram, dove pubblico giornalmente tutto ciò che faccio, anche dei piccoli spoiler dei video che poi escano successivamente. Detto questo, direi che il video può finire qua e noi ci vediamo in un prossimo video.